Ben ritrovati e buona salute a tutti con Informa Salute, il settimanale in collaborazione con il Poliambulatorio della Misericordia di Pistoia per parlare di un sano stile di vita. Abbiamo affrontato tanti argomenti, abbiamo affrontato tante patologie e abbiamo affrontato tante parti del corpo umano. Forse ne abbiamo lasciata una, ma che è forse la più importante. Dottoressa Emanuela Martini, grazie di essere con noi. Perché la dottoressa questa sera è qui con noi? Parlavamo di una delle parti più importanti del corpo, che è quella che poi non si vede, ma si vede un insieme, diciamo, di reazioni chimiche. Insomma, stiamo parlando del cervello e stiamo parlando quindi di psicologia e psicoterapia. Psicoterapia. Dottoressa, io non sono matto, io non ho bisogno di andare da uno strizzacervelli, ma io riesco a risolvere i problemi da solo. E invece? Ecco, invece bisognerebbe avere l'umiltà di riconoscere che qualche volta, in qualche occasione della vita, non dico sempre, ma in qualche occasione della vita in cui ci troviamo in situazioni di criticità, non sappiamo risolvere una determinata situazione, abbiamo delle incertezze oppure non riusciamo a tollerare la frustrazione perché i nostri desideri non sempre vengono realizzati, ecco, c'è bisogno di uscire dai nostri pensieri emotivi che talvolta ci bloccano e ci fanno prendere una strada unica, un unico comportamento. C'è bisogno di portare un cambiamento nella nostra vita. E questo cambiamento da soli è difficile perché dobbiamo interagire a livello interiore, mentale, con due parti di noi. Una parte che è più razionale, una parte che è più inconscia, una parte che ci spinge a comportarsi in un certo modo e che comunemente ormai definiamo inconscio, e una parte che è la parte razionale. Non sempre la parte razionale di noi riesce a vedere obiettivamente le cose perché è influenzata dalle spinte di tipo emotivo. Ecco, ma io ho degli amici, io ho dei parenti, io ho delle conoscenze, perché devo andare a raccontare le mie cose a un estraneo? Ecco, che differenza passa, questa era la domanda, tra un amico e invece lei? Ecco, l'amico non ha le risorse che ha un professionista. Il professionista è un professionista della relazione d'aiuto e quindi è uno specialista, è entrato in questa dialettica difficile che dentro di noi ci guida tra parte razionale e parte inconscia. L'amico può ascoltare, può dare consigli in base alla sua esperienza personale. Lo specialista è l'artefice del cambiamento della persona che ha davanti perché lo sollecita a trovare un dialogo interno tra queste parti che sono tra loro, diciamo, estremamente condizionate e che portano l'individuo a provare ansia, a provare delusione, a non ritrovare una strada del cambiamento. L'amico ti dà un conforto, ti può dare una compassione. Lo specialista ti dà, soprattutto il terapeuta, perché c'è differenza tra psicologo e terapeuta. Certo. Lo psicologo è il professionista dell'ascolto. Il terapeuta è il professionista che ti indica quali sono le tecniche, psicologiche che ti possano aiutare per innestare il cambiamento. Quindi non solo nel momento dell'incontro, ma da anche quelli che gli americani chiamano homework, no? Dei compiti a casa, degli atti di riflessione, scrittura su diari, insomma, metodologie un pochino più concrete per poter affrontare il cambiamento che da noi, ripeto, quindi, soli è difficile. Mi corregga, l'amico ti dà così una risposta giusta o sbagliata anche in base alle sue esperienze, però è un suo parere, una sua risposta.
Lei invece la risposta vuole che venga dall'individuo che... Sì, certo, e propone... E propone naturalmente... Propone alla persona dei percorsi mentali, propone delle strategie di pensiero, delle modalità alternative. Ad esempio, in genere ci sono dei convincimenti, ciascuno di noi si forma nelle sue esperienze di vita dei convincimenti, e queste convinzioni diventano poi rigidamente applicate alle situazioni di vita. E se la situazione di vita non è produttiva, non è utile, non produce benessere, il soggetto non sa più come cambiarla da solo, questo convincimento. Il terapeuta sollecita altre riflessioni, mette in discussione, quindi rende attiva, rende più fluida, più efficace la razionalità, l'aspetto della razionalità, in maniera tale che ci sia un equilibrio tra quelli che sono i desideri e quelli che sono i piaceri, quelli che sono i bisogni e quelle che sono invece le norme, le regole, le condotte più allineate a quelle che sono le istanze della società. Capito? Ecco, sembra che almeno quello che abbiamo detto fino adesso è rivolto a un pubblico adulto. Invece devo dire che presso la Misericordia di Pistoia esiste un'equipe, l'equipe Vidam, giusto? Sì. Ecco, che è un centro anche accreditato e quindi... dalla Regione Toscana, autorizzato. E se non sbaglio è il primo centro anche privato che cerca di dare delle risposte. Ma diciamolo brevemente, ecco, cos'è questo centro? Allora, la parola stessa, Vidam, ha un significato, certo, no? Valutazione, intervento, apprendimento, multiprofessionale e anche misericordia. Ha voluto dare una connotazione anche. Certo. Nella M per la misericordia. È nato nel 2014, è stato uno dei primi centri, direi il primo centro privato accreditato dalla Regione Toscana per cercare di rendere complementari, di sopperire anche alle difficoltà che le persone, soprattutto le famiglie e la scuola, incontrava quando si trovava di fronte alla necessità di certificare, la necessità di diagnosticare, certo, bambini o adolescenti con difficoltà di apprendimento. Ecco, perché più che altro si rivolge ai bambini e ai bambini in età scolare, certo, che trovano quindi difficoltà sia nell'apprendimento che nell'inserimento, certo, all'interno. Nell'inclusività di una didattica, diciamo, classica, tradizionale. Ecco, ma 2023, quali sono i problemi che maggiormente, più spesso riscontrate? Ecco, sono problemi che riguardano l'età evolutiva e che adesso, insomma, le richieste sono anche relative al percorso universitario, quindi le richieste attraversano tutta la scuola, tutto il momento della scuola. I soggetti, con i ragazzi, insomma, con questi disturbi specifici di apprendimento, così si chiamano, che poi vengono sintetizzati con una sigla, no? DSA, spesso non hanno soltanto problematiche di apprendimento specifiche, e cioè difficoltà di decodifica nella lettura e quindi sono più lenti nel leggere, oppure difficoltà nello scrivere, continuano a fare errori ortografici non solo alla fine della scuola elementare, ma continuano anche durante la scuola media. E sono difficoltà che vanno a incidere anche pesantemente sull'ingresso e sul permanere nella scuola superiore. Ecco perché adesso, se non sbaglio, c'è una maggiore, anche per fortuna, attenzione per esempio verso l'iperattività, verso anche i deficit d'attenzione. Una, certo. Una volta, io dico sempre una volta, nemmeno tanti anni fa, il bambino è troppo agitato, non riuscivamo però a... diciamo a scavare, a trovare il motivo di questa sua iperattività oppure il motivo di questa sua mancanza di attenzione, di questo deficit. Mentre invece facendo un percorso, diciamo, iniziando un percorso di valutazione, di valutazione, sì,
con l'equipe Vidam possiamo trovare anche delle risposte che forse sfuggono. Ecco, giusto? Il nostro, diciamo, lavoro sostanzialmente riguarda proprio l'analisi differenziale, no? Si deve distinguere bene chi sono i soggetti che hanno queste difficoltà di apprendimento, si deve riconoscere, e in genere sono sempre associate anche le comorbidità. Spesso sono, ecco? Le comorbidità sono la compresenza, insieme al disturbo di apprendimento, la compresenza di difficoltà, di disagi di tipo emotivo, come potrebbe essere l'ansia da prestazione, che influisce tanto sulla produttività nella matematica. Può essere anche il comportamento disattentivo, che impedisce la concentrazione, ovvero il mantenimento dell'attenzione. E soprattutto quello che noi riscontriamo a livello del profilo intellettivo cognitivo che andiamo a registrare, che andiamo a individuare, la mancanza di una memoria di lavoro, ovvero il deficit, non la mancanza, la memoria ce l'hanno tutti, è un deficit è proprio nella memoria nella di lavoro, nell'elaborare le informazioni. Che non vuol dire essere inferiori ad altri, vuol dire avere tempi diversi rispetto ad altri. Assolutamente non essere inferiore agli altri, ecco. Perché sicuramente un soggetto con un disturbo evolutivo dell'apprendimento è intelligente, però ha una forma di intelligenza eterocronica, si dice noi specialisti, cioè non omogenea, con dei punti di forza, dei punti di eccellenza e dei punti di carenza, dei punti di deficit, che non gli consentono al ragazzo di far viaggiare la macchina, no? Intellettiva, certo, con la stessa potenza che potrebbe avere se questo deficit... Ignorantemente, quindi è cercare di riportare il tutto in un equilibrio. Bene, in un equilibrio. In un equilibrio. Sì. Ecco, ma c'è un percorso che lo si sviluppa, certo, non è certo. Che non è che, non la è che lo facciamo dalla sera alla mattina, no. Ci sono delle varie tappe di questo percorso. Non la fa uno psicologo solo dell'apprendimento, ecco. Benché io ci tengo a precisare che la psicologia dell'apprendimento è una branca della psicologia sulla quale bisogna diventare specialisti, perché un discorso è lavorare su tutti gli aspetti della personalità, è un discorso di lavorare sui processi della mente, dell'apprendimento, e quindi bisogna sapere molto anche della scuola, di come funziona la scuola. Ecco, perché come non funziona, bisogna, ecco, ha detto benissimo, c'è proprio un rapporto anche con l'istituto scolastico e certo, lo studente. Certo, certo. Ha mai trovato difficoltà in questo, diciamo, sono aperte le scuole? Sì. Credo che negli ultimi 10 anni, da quando c'è stata la legge nel 2010, la 170, ecco, credo che la scuola abbia fatto molto veramente per aggiornarsi, e soprattutto a livello della scuola dell'obbligo. Ecco, io posso dire che parecchi insegnanti sono preparati ad affrontare queste situazioni. Più difficoltà ci sono nella scuola superiore. Allora riprendo il discorso che facevo prima, no? Sulla memoria di lavoro, sulla velocità di elaborare le informazioni. Certe situazioni che nella scuola dell'obbligo sono state situazioni leggere, no? Di disturbo leggero, e sono state trattate in qualche modo attraverso, diciamo, le risorse degli insegnanti. E poi, quando i ragazzi si trovano nella scuola superiore, gli apprendimenti si fanno più complessi, ecco, troviamo veramente la difficoltà da parte degli insegnanti di trovare delle metodologie per aiutare questi ragazzi a superare le difficoltà, e i ragazzi hanno veramente un momento di crisi. È proprio questo, ma mi rivolgo più che altro tramite lei alle famiglie. Se vi vengono posti, diciamo, anche dalla scuola, dagli insegnanti, diciamo, questi piccoli problemi, vi vogliono far notare queste piccole differenze, non avete un figlio diverso, non avete un figlio malato, non avete un figlio, ma no, mi vergogno, io lo voglio nascondere. No, avete semplicemente
Ora ci sono le risorse, ecco, per poterla affrontare. Ci sono le risorse per poterle affrontare, come ha detto lei, sono bambini, ragazzi, perché parliamo, ecco, della scuola dell'obbligo, intelligentissimi, certo, che hanno le loro potenzialità, che hanno, e che basta semplicemente seguendoli, accompagnarli nel loro percorso, certo, facendoli sentire, perché usiamo questo termine, lo sono, uguali a tutti i suoi, ai loro compagni, ai suoi compagni. Certo, certo. Sbagliato, ho no, fatto no, no, un no. discorso. No, no, ho fatto un me discorso lo dica lei, se... molto corretto, diretto alle famiglie, anzi, le famiglie, bisogna dirgli più volte: guardate, che quando facciamo una diagnosi e restituiamo, certo, diciamo, la diagnosi fatta con la certificazione per portarla a scuola, ecco, non è una certificazione come l'handicap. Proprio, ecco, se andiamo nel territorio dell'handicap, andiamo in un'altra legge, la legge 104. Ma andiamo proprio in un altro territorio. Ecco, qui si tratta di un bambino che è intelligente, sicuramente intelligente, perché è una discriminante fondamentale per fare l'analisi differenziale. Il fatto che non sia... Non ha ritardi, diciamo, cognitivi. Cognitivi. Ecco. No, ma ha questo, diciamo, eterocrononia dello sviluppo mentale, ha queste... punti di forza, questi punti di debolezza che devono essere complementarizzati, e vanno complementarizzati e, diciamo, compensati attraverso una didattica speciale di cui la scuola non sempre è padrona. Quindi la scuola ha bisogno di avere suggerimenti su quali possono essere gli strumenti compensativi, gli strumenti di l'atteggiamento da tenere anche nei confronti delle verifiche. Poi il prodotto della diagnosi finale, certo, è un prodotto di un'equipe, non è di una persona, ma è di un'equipe fatta da tre figure professionali specializzate: lo psicologo dell'apprendimento, per l'appunto, come dicevo prima, la logopedista e la neuropsichiatra. È un percorso in cui non sarete soli ad affrontarlo, ma bensì con una serie proprio di specialisti, certo, che vi accompagneranno in questo percorso. E poi, vi ho detto, chiedete maggiori informazioni se avete dei dubbi. No, in 15 minuti non ce l'abbiamo fatto, naturalmente, a sviscerare tutto il problema. Dottoressa, quando vuole io sono qui, volentieri, i nostri anche telespettatori l'ascolteranno, io l'ascolto molto volentieri, e a tutti voi vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui, sempre con Informa Salute, in collaborazione col Polo Ambulatorio della Misericordia di Pistoia, e buona salute a tutti.